Quanto schifo fate. Soleil Stasi furiosa contro Federica Beninca, ecco cosa le risponde l'ex corteggiatrice. Foto, video. Continua la telenovela incrociata fra Grande Fratello VIP e Uomini e Donne, con Luca Onestini rinchiuso nella casa e fuori l'ex fidanzata Soleil Sorghè, il nuovo compagno Marco Cartasegna e l'ex amica Federica Beninca che si danno addosso insultandosi fra rivelazioni e trappole. Breve riassunto per chi si fosse perso dei passaggi, Luca Onestini è un ex tronista di UED e al termine del suo percorso ha scelto Soleil Stasi, preferendola a Giulia Latini. Soleil è stata corteggiata per un periodo anche dal collega di trono, Marco Cartasegna, che poi ha scelto Federica Beninca. Federica Beninca ha partecipato a Pomeriggio 5 affermando di essere certa che Marco e Soleil avessero una storia, fra commenti incrociati su Instagram, ai quali ha partecipato anche la mamma di Soleil, che a proposito di una foto di Soleil con i piedi su un tappeto di Marco ha commentato che Federica ci è caduta come una scena, è spuntato anche quello, decisamente velenoso, della stessa Soleil. Ora mi avete proprio stancato, ha scritto Soleil, ma quanto schifo fate? Mi spiace deludere le vostre menti malate, mia madre con questo commento intendeva dire che è caduta nella sua stessa trappola da disperata in cerca di attenzioni e, tra l'altro pateticamente spacciandosi per amica del cuore ed ex fidanzata. Come se fosse mai stata una delle due cose. Mi spiace vedere che ancora non vi rendiate conto di quanto ridicola si stia rendendo lei e tutti coloro che tentano di cavalcare questa storia quando l'unica a poter dire come stanno le cose sono io, ha concluso l'ex fidanzata di Onestini. Al di là delle accuse incrociate vale almeno la pena riflettere sul perché Soleil affermi che la Beninca non è mai stata né sua amica e neanche fidanzata di Marco Cartasegna e quando i due sono usciti insieme da Uomini e Donne come una coppia. Per tutta risposta, la Beninca ha scritto nel suo ultimo post, in un mondo di serpi non vince chi ha il veleno più potente ma chi ha l'antidoto migliore.